Guardalo là, guardalo là!
controlla. Silenzio! Qui a Martinsicuro, il presidente, oggi la prima partita, come l'hai vista? Abbiamo affrontato una signora squadra, una squadra che non butta mai la palla, una squadra che esce sempre palla al piede, sa quello che vuole. E penso sinceramente che il pareggio era più giusto, però sai, a fine trovi il gol vittoria, giusto, anche perché penso il primo tempo meritavamo noi, il secondo tempo meritate un po' più voi. Prendiamo questi tre punti e sia di buon auspicio. Direttore sportivo, con un uomo in meno, insomma, si poteva anche sfruttare questa occasione. Ma come diceva lui, l'analisi della partita è giustissima, nel senso che noi nel primo tempo sono andati meglio di noi, nel secondo noi siamo usciti, però là si è vista l'esperienza, nel senso che noi siamo una neopromossa, 10 contro 11 forse abbiamo peccato un po' di presunzione perché pensavamo di poter vincere, e con due contropiedi, clamoroso anche il secondo, cioè praticamente i 10 contro 11 abbiamo lasciato in metà campo vuoto e abbiamo preso due gol. Chiaramente in questa categoria non ci possiamo permettere di sbagliare così, forse portare lo 0-0 a casa era meglio. Però vuol dire che tutto fa esperienza, strada facendo, speriamo di non ripetere gli stessi errori. Avete allestito una buona rosa, insomma, si è visto in campo tecnicamente e anche tatticamente. Sì, pensando che mancavano anche due ragazzi, Ebay e Cucco, e abbiamo anche due ragazzi che sono al 50%, sia il 10, Jonathan Nepa, penso un giocatore fantastico, e l'attaccante Pezzoli che andrà nel secondo tempo, sono tutti e due a metà servizio, però oggi ci serviva la prima partita in casa, l'esordio l'abbiamo un po' preparata bene, ripeto, pareggio era più giusto, però mi prendo questi tre punti. Direttore sportivo, cioè, la strada è ancora lunga, quindi insomma è la prima partita, non è importante. Cioè, la strada è lunga, noi dobbiamo prendere conoscenza di questa categoria, perché il salto tra la prima e la seconda non è una categoria sola, è di mentalità
e di organizzazione e di sapersi accontentare. Poi qua saranno 34 battaglie, non è che ci sono squadre cuscinetto, io penso che ogni partita sarà uguale, quindi sia fuori che dentro, quindi questi tre punti per loro pensano che siano d'oro, per noi niente, per noi l'unica cosa che mi rimane proprio sul groppone è che in 10 contro 11 dovevamo gestire meglio, quella è una questione di esperienza, perché se il salto di categoria è questo, in questi momenti si pagano, la prossima volta dobbiamo stare più attenti, poi ai giocatori non posso rimproverare niente, perché comunque se la so giocata, come diceva il presidente, ai punti stavamo quasi pari, quindi diciamo che alla fine ha vinto l'esperienza, ha vinto la scaltrezza, e non è fortuna, non hanno vinto per fortuna, hanno vinto perché in due frangenti sono stati bravissimi e hanno saputo approfittare. Noi le occasioni le abbiamo avute, però il calcio è questo, a calcio vince chi fa i gol, il resto sono chiacchiere. E direttore generale, oggi è una partita dura, una partita accesa, insomma, però il risultato è condanna, insomma. Vabbè, sì, noi sapevamo che venivamo qua, era una partita difficile, un campo difficile, loro hanno fatto una squadra per fare bene, e quindi sono una buona squadra. Al primo tempo abbiamo pagato forse pure un po' l'approccio, nel senso che loro sono entrati forte e quindi abbiamo un po' sofferto. Poi devo dire sinceramente che al secondo tempo abbiamo giocato meglio, forse meritavamo qualcosa in più. Poi, non lo so, il calcio è così, loro rimangono in 10, noi attacchiamo, gli capita un'occasione, fanno il primo gol e poi capita il secondo gol su un'azione di contropiede quando noi speravamo di pareggiare. Però giustamente non ne facciamo un dramma, perché insomma è l'inizio del campionato, noi pensiamo di avere ugualmente una buonissima squadra e quindi sicuramente ci rifaremo nelle prossime domeniche. Grazie direttore generale. Mister, oggi una partita abbastanza dura, insomma una partita maschia, però all'ultimo minuto il risultato è cambiato. Purtroppo sì, purtroppo credo che è stata una partita molto episodica, come del resto è il calcio. Primo tempo credo che i ragazzi siano scesi in campo di uno contratti, forse per lo scotto della categoria, non lo so. E abbiamo anche avuto delle difficoltà, perché Martin Sicuro ha giocato un'ottima partita, specie nel primo tempo. Poi il secondo tempo credo che noi abbiamo fatto veramente una grande partita, abbiamo creato molto, io pensavo, avevo la sensazione di poterla vincere la partita, poi loro sono rimasti in 10 e lì veramente avevamo il controllo della gara, però purtroppo nel calcio una piccola disattenzione ti costa il risultato e all'ultimo minuto è stato un gol un po' rocambolesco, mezzo fallo di un difensore contro l'attaccante, non ben capito, e niente, abbiamo preso gol e purtroppo abbiamo perso la partita. Poi vabbè, il secondo gol non lo considero perché era proprio finito il tempo, eravamo davanti per cercare di ripareggiare, però devo essere sincero, io sapevo di dover pagare questo scotto della categoria. Noi andiamo avanti già da martedì, ci mettiamo al lavoro senza fasciarci la testa, senza fare drammi, cercare di giocare perlomeno leggermente meglio forse nel primo tempo di come abbiamo fatto oggi, e sono sicuro che da domenica prossima saremo in grado di fare una prestazione migliore, e quindi di conseguenza credo anche il risultato potrebbe essere diverso. Grazie mister.